E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. Sono tornato a casa dal lavoro da poco, sono, anzi, è mezzanotte e 12 minuti, e invece di riposarmi, di andare a letto felice con i bei pensieri del lavoro delle belle ragazze, sono qui a giocare a SCP Containment Breach per cagarmi un po' sotto e andare a letto un po' così. Dunque, vediamo subito se questo gioco fa veramente paura. Vi do un consiglio, cioè quello di mettervi le cuffie se le avete, di mettere a tutto schermo così da godervi tutta l'esperienza macabra e tenebrosa di questo gioco. E dunque, siamo qui con Euclid. Eccolo qui il nostro Euclid, ovvero il nostro quinto, quarto, non so quanti sono, Teletubbies. Come vedete, è un Teletubbies che sta a faccia al muro, non lo so, forse sta pisciando. Siamo in questa stanza con due omini arancioni, abbastanza macchiata di sangue, non si sa perché. Ma cominciamo subito. Non, fin qui non fa paura per niente, ma ne vedremo delle belle. Ok, usciamo, non si può uscire. Oddio, oh mio Dio, che cazzo succede? Maledetto Teletubbies di merda, scappa. Non si può uscire. Che cazzarola devo fare? Oh. Ha ammazzato tutti quel Teletubbies demoniaco di merda. Cavolo c'ha che gliero del culo. Avrà finito le ciambelle, la mangià. Poi sta musica dentro le orecchie, dentro le cuffie. Che c'è qua? Batterie, boh. Ok, andiamo spavaldi. Che è qua? Tutto buio. Non è che mi appare dietro per incularmi adesso. No, eh. Va bene. Ok, andiamo. Bella stanza rosso sangue. Mannaggia sti rumori del cazzo. Vai, apri sta porta. Controlla sempre dietro. Via, che tensione, amici. Questo gioco fa molta tensione più che paura perché ancora non. Ma siamo di nuovo qua! Ma mi sta a prendere per il culo sto gioco! Ah, mi sono dimenticato di dirvi che questo gioco non sarà mai uguale. O meglio, intanto questa cosa non la posso prendere. O meglio, ogni volta che giocheremo, i corridoi saranno sempre diversi e random. Infatti, come vedete qua ha respawnato il corridoio di prima, quindi ci deve dire culo. E poi ogni tanto ci troveremo quel deficiente di Teletubbies. Tanto vediamo qua. Che cavolo è quell'affare? Un'anima del fu. Ah, ecco il nostro amichetto. Maledetto Teletubbies. Del cazzo. Ok, qua c'è una stanza chiusa, ma mi sa che sta là dentro, eh? Quindi prepariamo a scappare. No. Oddio, che colpo! No, si è chiusa, maledizione. Era a tempo. Mamma mia, sto gioco mette ansia, ragazzi. Non ne potevo andare subito a dormire, no, eh? Fanculo. Non c'è. Oh. E mo? E mo so fottuto. Ma poi. Che devo fare qua? Ragazzi. Apriti! Vabbè, moro perché. Bella, bella, bel gioco, bella fregatura. Bene, sei morto. Grazie, non c'è via d'uscita. Uno entra là perché. Vabbè. Proseguiamo. Facciamo il secondo tentativo di affrontare questo gioco del cazzo, maledetto Teletubbies di merda. Se te pio. Se te pio! Te metto d'un palo! A testa all'ingiù! Nudo! Ok. Andiamo. Ripiamo la maschera antigas che prima ci ha ammazzato quel fumo del me. Merda. Mi sembra lo stesso corridoio di prima però, eh. Vi ho detto che spawnava, cioè respawnavano tutte cose diverse, ma infatti, vedete? È quello di prima, ma. Boh, vabbè. È stato un caso, ragazzi. Sì. Però stavolta non mi ci frega.
quel Teletubbies demoniaco del cazzo. Perché? Ah no, qui ha fatto un'altra cosa. Cazzo vuoi, telecamera del merda? Rieccoci, eh? Ciao amico di merda, vaffanculo, testa di cazzo. Che era un messaggio subliminare quello. Mo devo riandare là. Oh Dio, vaffanculo! Te l'ha vista il cazzo! Ah! Da dietro! Sto coso! Fio de puttana. Dai, proviamo ancora una volta. Merdone di Teletubbies. Poi ti spunta così all'improvviso. Che già ho preso mezzo infarto. Non vorrei prenderne uno intero, eh. Mannaggia. Ah, i Teletubbies. Ok, dai, andiamo subito. Vai. Ok, qui di corsa. Prendiamo sta cosa, sta maschera antigas. Ah, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Purtroppo in questo episodio penso si sentiranno leggermente, spero poco, il rumore del click del mouse e della tastiera. Però dal prossimo episodio non vi preoccupate perché non si sentiranno più. Quindi colgo l'occasione per chiedere scusa a chiunque dia fastidio. Ok, siamo di nuovo nella stanza rosso sangue. Ora apriamo qua e ci dovrebbe essere la stanza delle scuregge che prima ci hanno ammazzato. Scuregge puzzolenti che ci hanno soffocato. Oddio, che è amnesia qua? Che è sta roba? Che è sto Che è scagarella spruzzo? Sta piscia sui... Oh, piscio, sta piscia sui muri. Ci prende pure per il culo, capito? Ci piscia addosso. Eccolo là, il bastardone. Oh, via, 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 via. No, 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 no. Basta. Ragazzi, io vado a letto. Qui stacco. Un saluto a tutti. Se ti è piaciuto il video, vi ricordo di mettere mi piace. E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi i prossimi episodi e le prossime serie. Con questo vi saluto e ci ri... Ah!